L'ultimo convegno che facemmo a Palazzo dei Congressi avevamo sempre sì 2.000 iscritti, ma io credo che non sia corretto far spostare tanta gente per avere delle diciamo così, gocce di cultura, gocce di professionalità per e spendendo tanti soldi. Allora abbiamo fatto una scelta, chiamiamola una scelta popolare democratica, nel senso che per far conoscere, sapere e poter così aggiornarsi. Noi speriamo tanto da questo convegno come una spinta culturale e certo è come tutti i convegni, specie quando non sono di vetrina, sono convegni dove c'è un po' una scommessa. Parliamo di discorso tecnico adesso. Questa è la diretta streaming. Guardate, ci sono tanti punti di ascolto in Italia, varie scuole, università si sono riuniti per vedere insieme e condividere questa benedetta 3 giorni che andiamo a fare. Come avete visto oggi che abbiamo cominciato una giornata un pochino più dolce, termineremo per le 18, abbiamo previsto che ci sia la possibilità di mandare domande o in sala ovviamente, ma per mail, che abbiamo messo la slide delle mail per poterle ricevere e speriamo di riuscire a rispondere a tante, non dico a tutte che l'abbiamo visto, non ce la si fa, ma a tante domande. Questa organizzazione funziona un pochino così. Abbiamo diviso, oggi è la giornata diciamo così, l'evoluzione del bambino e dopo abbiamo le 3 mezze giornate in cui abbiamo frazionato l'età 0,3, 3,6, 6,10, dividendo, diciamo 6,10 praticamente in effetti è il mondo scuola, che è il mondo che ci tocca da molto da vicino. Nella fase 0,3, cioè domani mattina, che è stata una mattinata impegnativa, che c'è un alto numero di relatori, perché abbiamo inserito nell'ambito generale dell'intervento sul bambino di questa età, ha una sessione particolare sull'autismo e con vari interventi, credo siano veramente molto interessanti, era un'occasione per poter far muovere, diciamo, tante notizie su questo aspetto. Dopodiché, chiaramente, un'altra cosa da dire, tutte le persone che si sono iscritte con la mail iscrizione convegno@ortofonologia.it che ci seguono in questo convegno riceveranno l'attestato direttamente a casa. Sempre tecnicamente per quanto riguarda gli ECM, da lunedì 19 chi vorrà diciamo, utilizzare la possibilità di avere questi ECM è sufficiente vedere le informazioni sul sito dell'istituto e poi poterlo registrare e ottenere. Il costo sempre 15 euro più IVA, che è stato il costo per i 15 crediti. Dopodiché, questo è proprio la parte più tecnica. Io vorrei ringraziare lo staff tecnico perché sono tutti, vedo seduti, siamo tutti un po' tesi perché uno ovviamente cosa accade? Già la responsabilità di cosa va a dire, ma anche la responsabilità tecnologica di 2.000 persone che ci guardano tutta Italia significa che non possiamo bucare né noi né loro. Quindi andiamo avanti e speriamo bene. Ora, dopodiché, io la prima cosa che vorrei fare è mandare un video di dove sei? Sì. Uno dei tecnici, se mi mandi il primo video. Buongiorno a tutti, a nome dell'Istituto Superiore di Sanità vi do il mio benvenuto e in bocca al lupo per i lavori che farete nei prossimi 3 giorni. Sono lavori particolarmente importanti e in qualche modo anticipano un po' quello che sarà l'attività dell'Istituto Superiore di Sanità nel prossimo futuro, perché proprio da un confronto come il vostro, multidisciplinare, multisettoriale, dal confronto tra diversi punti di vista, ma tutti quanti accomunati da due stelle polari, l'interesse dei cittadini, nel caso specifico dei bambini, e l'evidenza scientifica che si potrà dare al nostro sistema sanitario qualità e sostenibilità. Effettivamente è quello che vogliamo fare nel prossimo futuro, ci stiamo riorganizzando per questo e per cui terremo veramente in grande considerazione, e non lo dico soltanto formalmente, i risultati dei vostri lavori per creare un sistema, una serie di reti e una serie di percorsi che siano improntati proprio all'evidenza scientifica e che in questo modo garantiscano ai nostri bambini le migliori qualità sia in termini diagnostici che in termini terapeutici. Il messaggio che ci è giunto del professor Bart Ricciardi, che è presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Tutto
Questo, con questo vorrei introdurre il fatto che questo convegno ha avuto tanti patrocini Camera, Senato, tante società di pediatria, tante associazioni di genitori, abbiamo superato i 30 patrocini, una cosa per noi molto importante e anche molto, molto, molto prestigiosa. Ora, questo convegno, diciamo così, che noi ci siamo posti la domanda quando abbiamo iniziato a far girare il programma del convegno, perché tante adesioni? Ora, noi crediamo che il motivo di tutte queste adesioni sia proprio nel fatto che stanno cambiando alcune cose nell'ambito clinico e nell'ambito riabilitativo, cioè si stanno aprendo tante visioni con la possibilità quindi di arricchire gli aspetti, diciamo così, conoscitivi del bambino e che di conseguenza porteranno a mirate terapie diverse mirate al singolo bambino e non a un aspetto protocollare più o meno profondo. Ora, io ringrazio ovviamente l'Ordine dei Medici, verrà anche il dottor segretario dell'Ordine dei Medici, dottor Corista, a portare un saluto, l'Ordine dei Psicologi, veramente abbiamo avuto in questa adesione nazionale da parte di tante persone importanti una grande soddisfazione. Solo, come avete visto anche del programma, noi abbiamo molto invitato a dire la loro i pediatri. Il motivo fondamentale è che secondo noi la conoscenza del bambino nella sua evoluzione è longitudinale, è di massima importanza. Molte volte noi diciamo affermiamo delle cose vedendo un bambino, però la nostra conoscenza è legata a un segmento magari di un'ora, magari il pediatra sono anni che lo vede e tante volte sia i pediatri e d'altra parte anche gli insegnanti ci dicono ma la diagnosi che io ho ricevuto di questo bambino non mi corrisponde al bambino che conosco, perché loro hanno non tanto un'alta sensibilità ma quanto un'alta conoscenza che si è evoluta nel tempo. Ora, quindi qui tutti questi temi che noi andiamo ad affrontare come cercare di dare una maggiore conoscenza è tener conto della pluralità dei modi di vedere il bambino in un modo affinché sia il più ampio possibile. Ora, di questo contributo, infatti adesso quello che vorrei fare anche per non tediarvi, anche per la giornata leggera, ma poi non voglio essere io ad appesantirla, questo è il 16° convegno, lo dico perché chiaramente per noi 16 convegni sono stati 16 sforzi, 16 soddisfazioni e via, però 16 sono tanti, sono ormai tanti anni che stiamo a combattere per i bambini. Ora, io vi ho portato, siccome noi recepiamo e vediamo ogni anno tanti, voi sapete abbiamo più di 1000 bambini in carico, siamo in contatto con tanti altri centri, quindi i bambini in carico sono migliaia, ne vediamo di nuovi migliaia, quindi questo, da questa conoscenza nostra e di scambio di condivisione che proprio abbiamo voluto prendere atto che c'è un momento che stiamo vivendo tutti che sta cambiando, che la settorializzazione del protocollo della visita specifica non aiuta i bambini nella crescita, non aiuta per la terapia ma non aiuta neanche l'attività clinica in sé. Io che cosa ho fatto? Sono io che vado avanti, vero? Ecco qui. Adesso, questo è Ippocrate, quindi questo mi ha fatto pensare, conoscere il paziente è importante quanto conosce la malattia, non lasciate che i dettagli vi assorbano appunto da perdere di vista il contesto in cui si presentano. Questo è Ippocrate, quindi ciò mi fa pensare che anche qualche secolo fa avevano gli stessi problemi nostri, cioè nel senso che c'è una crescita, se noi ci specializziamo, abbiamo più tecnologia, più progresso, però siamo sempre esseri umani che molte volte ci facciamo prendere da alcuni piccoli dettagli. Questo è il problema che affrontiamo in questo convegno, cioè l'aumento di diagnosi in categorie
per inadeguata considerazione dei sintomi senza ricercare le differenti cause. Si cercherà di portare avanti che cosa? Che un bambino può mostrare delle sintomatologie, ma non significa che quella sintomatologia è per forza di una determinata causa, ma hanno cause diverse. Questo lo stiamo dicendo da tanto tempo, e non solo, molto spesso, anche quando la causa è in effetti comune, però il bambino a terapia può cambiare. La mera adesione ai protocolli di valutazione può indicare patologie, ma non sempre aiuta la clinica. Quello che noi abbiamo affrontato, come che abbiamo vissuto, ma penso che abbiamo vissuto tutti, è l'esplosione delle diagnosi, e sono tante. Noi eravamo talmente sconcertati per il numero, per questa esplosione, che veramente abbiamo anche pensato, ma fossimo i soli a pensare una cosa del genere, quindi neanche tanto acuti, o viviamo una situazione, un mondo nostro. E questa divisione che noi abbiamo trovato, tanti bambini che vengono con una diagnosi, però è descrittiva, ha poco dell'origine del problema. E quindi troviamo i bambini inseriti in categorie diagnostiche che non sono per loro dannose. Quindi noi crediamo che questa esplosione di diagnosi sia stato determinato da un modo, dall'aver adottato l'evidence based, che è un'importanza rilevantissima nella nostra attività clinica, però in un modo superficiale, cioè quindi come tutte le cose usate nel modo giusto danno grandi risultati, usate in modo parziale portano dei tanti problemi, ed è di questo che stiamo discutendo. Allora, Alan Francis, che lo vediamo, vi ho anche segnato, io vi ho riportato alcune sue frasi. Il tentativo di portare dimensionalità alla diagnosi, inserendo il concetto di spettro per sottolineare il continuum di determinate variabili, nel DSM-5 ha portato a un abbassamento delle soglie diagnostiche. Quindi più è bassa la soglia e più bambini avrò in quella categoria. Il fenomeno più pericoloso, questo lui parla ovviamente della situazione americana, è l'aumento di 40 volte del disturbo bipolare nei bambini. Questo mi fa un po' temere che se nei prossimi anni anche da noi cominceranno a sorgere tantissime diagnosi di bipolarità nei bambini, perché è sempre stato così. Noi da sempre vediamo che ciò che accade in America dopo un po' arriva anche in Italia, e se anche qui si moltiplica come il muco. Alan Francis è professore emerito della Duke University, è un nome diciamo difficilmente contrastabile, lui che ha presieduto la sessione di DSM-3, DSM-4, ha fatto parte della task force, quindi vi è una competenza estremamente riconosciuta, e dice questo: negli ultimi 20 anni si è avuta un'inaspettata impennata di 3 categorie diagnostiche che sono diventate popolari, un fenomeno in parte favorito dal DSM-4 dove lui ha lavorato. E i disturbi dello spettro autistico sono aumentati di 20 volte, i disturbi deficit di attenzione e iperattività è triplicato, i disturbi bipolari sono raddoppiati. Non credo vi sia realmente un aumento epidemico di queste patologie, penso invece che ci troviamo nel bel mezzo di un'epidemia di diagnosi superficiali e di pratiche prescrittive poco rigorose. Quando noi abbiamo letto questo, ho detto allora non siamo solamente noi a pensarlo, e diciamo così, un po' come Carbonari, abbiamo parlato con tanti altri clinici che si occupano dei bambini e abbiamo trovato una sintonia, in tutti quanti noi abbiamo trovato questa visione veramente un pochino superficiale, e quindi abbiamo pensato di dire che forse la presenza dei sintomi, che sono una realtà, però devono essere considerati in un quadro complessivo, altrimenti ci porta fuori strada, e significa poi portare i bambini o essere sottovalutati o invece ipervalutati e messi in un categorie maggiori. Ad esempio, noi siamo in Italia. Lo spettro autistico fino a qualche anno fa era 1 ogni 400, adesso è 1 ogni 50, 42 per i maschi, 66 per i femmine, ho detto 1 ogni 50 per semplificare, ma certo 1 ogni 50
deve perlomeno far riflettere. Questo è un dato che è arrivato dall'America, è stato ripreso in Italia, che però noi non abbiamo visto questo, diciamo così, questa percentuale. La dislessia, l'importanza della diagnosi, fino a poco tempo fa era basata sull'aspetto del quanti errori fa in quanto tempo. Adesso hanno immesso come argomento importante il fatto che vi sia la difficoltà di comprensione del testo. E veniva anche asserita che tutto ciò è un danno neurobiologico. Noi abbiamo visto tante volte che le stesse manifestazioni possono avere origini diverse, quindi non è vero che questo problema della dislessia ha un fattore genetico, come sempre è stato detto, ma bensì noi l'abbiamo dimostrato in modo molto semplice, andando in 12 scuole romane, parlando con gli insegnanti, vedendo qua alla fine quanti bambini avevano, corrispondevano ai requisiti di protocollo, e questi su 1200 bambini, diciamo, erano una sessantina alla fine. Di questa sessantina di bambini, cosa accadeva? Che i bambini che erano iscritti a scuola a 6 anni erano il 3%, quelli iscritti a scuola a 5 anni erano il 14%. Ora, quindi già questo dovrebbe far riflettere sul fatto che sia un fattore genetico e neurologico, che un danno, come veniva detto, di questi bambini è difficile da accettare, forse è più un problema di maturità, sia del bambino andare in prima elementare, sia di maturità nel dire, un'affermazione così dura, che porta tante altre difficoltà. Per la ADHD lo sapete che in Italia stesso abbiamo zone dove la ADHD è il 4%, zone 12% e zone dove c'è lo 0,03%, e questo è un altro problema grande, che significa che quindi la diagnosi di ADHD, a parte che è sempre stata molto discussa dal suo stesso padre scientifico, è un po' nell'occhio di chi guarda più che nell'oggettività. Un'altra cosa, una volta io mi ricordo che si parlava della ADHD come sindrome autonoma, e pertanto ove ci fosse una seconda, una comorbidità con un'altra patologia, fu scritto proprio che allora non era più ADHD, ma ADHD era una sindrome unica. Io abbiamo tutti i documenti. Dopodiché, che è successo? Infatti siamo ricorsi un'altra volta da Alan Francis, che dice che la compresenza di più disturbi non implica tuttavia che uno sia indipendente dall'altro o che richiedano trattamenti diversi. Le diagnosi multiple possono essere riconducibili a unica eziologia e possono rispondere a un unico trattamento, il che ci rimette in discussione sui modi di affrontare. Quindi, sempre Alan Francis dice: una diagnosi ben fatta porta a un trattamento adeguato, con buone probabilità di remissione o almeno di sostanziale miglioramento. Una diagnosi mal fatta catapulta il paziente in un girone infernale di trattamenti dannosi, inutile stigmatizzazione, perdere l'opportunità, riduzione di aspettative e deleterie profezie che si autodeterminano. Quindi possiamo affermare che una diagnosi accurata può portare grandi benefici, una diagnosi non accurata può provocare disastri. La dimostrazione ulteriore di tutto ciò, e siamo in Italia, sto parlando, sono i famosi bambini ad alto potenziale intellettivo, che sono circa 500.000. Questi 500.000, però, se quando noi andiamo a trovare, li vediamo già diagnosticati o dislessici o ADHD, veramente al danno c'è anche la beffa. Il problema è che non vengono riconosciuti. Quindi, se non vengono riconosciuti, significa che non c'è stata una valutazione mirata a quel singolo bambino, ma è stato utilizzato un protocollo in un modo più superficiale. Sono 500.000, io sto andando un po', noi stiamo praticando tutto da Roma in giù, nelle varie regioni, individuando col Ministero della Pubblica Istruzione questi bambini, per far sì che abbiano un riconoscimento e quindi una modalità diversa di essere integrati, adeguati, e tenendo conto dei possibili comportamenti che però hanno un'origine diversa da quello che potrebbe essere un danno neuro, come è stato più volte indicato, e quindi le diagnosi per loro devono cambiare, devono essere più mirate. Il prossimo anno, lo dico adesso, è per il nostro intento, qual è? Quest'anno di riuscire a organizzare, come siamo riusciti, speriamo con successo, di questo convegno sulla, diciamo così, questo progetto, il fatto della diagnosi che sia approfondita. Il prossimo anno parleremo della terapia, cioè noi vorremmo riuscire a
riportare, sempre coinvolgendo persone da tutta Italia, esperti da tutta Italia, come in questa occasione, per far sì che si riesca veramente a fare un passo avanti e non di vedere, come tutti conosciamo, che cos'ha disturbo del linguaggio, previsto logopedia e poi psicomotricità, chiuso. Non è così, non si può più andare avanti. Bisogna avere maggiori conoscenze, maggiori possibilità, un maggiore approfondimento, fare una terapia mirata che fa veramente, chiedono sempre di accorciare la lista d'attesa. La lista d'attesa si deve accorciare con dei risultati ottenuti nel minor tempo possibile, determinata da una maggiore conoscenza del bambino e non da un aspetto meramente burocratico. Io adesso darei il via. Guardate, un'ultima cosa prima, che poi affronteremo dopo. Il sottosegretario di Stato dice una cosa molto, molto bella, ha mandato, voi sapete, sempre tecnologico questo convegno, quindi avremo vari anche video di politici esperti, più politici, esperti sono tutti presenti, ma che lui dice, con mio grande onore, ringrazio il direttore dell'istituto Federico Bianchi Castelbianco per il cortese invito rivolto a partecipare al 16° convegno nazionale, per questo nel processo diagnostico. Non ce la fa a venire, adesso non vi voglio, perché tanto verrà distribuito questa sua lettera, che è molto bella e molto sentita. Lui è il sottosegretario della salute, devo dire Vito De Filippo, che è non solo un personaggio importante come può essere Walter Ricciardi, presidente dell'ISS, ma è proprio perché è il loro interesse che ci dà la forza a noi per andare avanti e non sentirci soli. Un altro, poi vorrei mandare il video, me lo mandi? È quello che vedevamo prima, che è Alberto Villani, che è vicepresidente della SIP ed è il responsabile di pediatria dei bambini Gesù. Eccolo qui. Buongiorno e benvenuti a tutti al 16° convegno nazionale Il processo diagnostico nell'infanzia. Mi dispiace non essere fisicamente tra di voi, ma sono particolarmente contento di poter in ogni caso prendere parte a questo importante convegno che so aver avuto grande successo, e i lavori di questo convegno costituiranno sicuramente una base importante e un contributo significativo alle tematiche che in esso sono contenute. La divulgazione di questo convegno è nazionale e quindi mi fa particolarmente piacere poter raggiungere tutti voi. Il pediatra guardiano dello sviluppo del bambino. Guardiano forse è un termine riduttivo, ma che ci aiuta a comprendere quanto sia importante il ruolo del pediatra. Il pediatra in realtà entra nella vita dei bambini già al momento della nascita, quindi in sala parto, quando il bambino nasce, quindi già c'è un contatto con il bambino e con i genitori. E questo contatto, che nasce dall'inizio della vita, prosegue poi per tutta quella che è l'età evolutiva. E noi pediatri ci stiamo battendo da tempo perché tutta l'età evolutiva, quindi fino al compimento della maggiore età, del 18° anno di età, sia considerata. Perché? Perché vedremo brevemente durante questo intervento che ogni età ha delle peculiarità che richiedono delle competenze che il pediatra, proprio per formazione, ha. Il ruolo del pediatra ha acquisito negli ultimi anni ulteriore importanza e consistenza, proprio perché se fino a qualche anno fa noi avevamo delle certezze che erano rappresentate ad esempio dalla genetica, quindi tutto era segnato sui cromosomi, ma in realtà come materiale genetico i cromosomi rappresentano il 3%, tutto il resto era considerato DNA spazzatura. Con il nuovo concetto dell'epigenetica si è arrivati a comprendere che quel 97% in realtà contiene, e lo stiamo dicendo in maniera molto semplice e divulgativa, attivatori e inibitori. Cosa significa questo? Che oltre la genetica, l'ambiente gioca un ruolo importantissimo e il pediatra in questo senso può svolgere un ruolo molto importante, che va
dall'educare i genitori, e quindi sarebbe auspicabile un contatto con i genitori già addirittura da prima che il bambino nascesse, e poi durante tutte le fasi della vita. Quindi agire su quelli che sono gli stili di vita e i comportamenti è di una importanza fondamentale e costituisce l'elemento che discriminante per favorire una crescita sana e quindi la salute psicofisica del bambino. Quali sono le tappe? Le possiamo schematizzare in maniera molto semplice per quanto riguarda lo sviluppo neuroevolutivo. È patrimonio consolidato di ogni pediatra che un bambino debba rispettare alcune tappe per quanto riguarda lo sviluppo neuroevolutivo. E le schematizziamo in maniera molto semplice nel fatto che un bambino a 3 mesi deve essere in grado di reggere il capo, a circa 6 mesi deve essere in grado di restare seduto e quindi mantenere la posizione seduta, e intorno ai 12 mesi iniziare a muovere i primi passi. Dai 12 mesi, talvolta anche prima, iniziare con il linguaggio. Allora, in tutte queste fasi i controlli che vengono effettuati dal pediatra, che ricordiamo deve fare dei bilanci di salute cosiddetti ogni mese nei primi 6 mesi, poi ogni 2 mesi dal 6° al 12° mese, e per questo il pediatra è guardiano di quella che è la situazione, perché deve verificare che tutte queste tappe vengano rispettate, ovviamente con tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche del bambino, di quella che è la storia familiare. Però chiaramente questo consente al pediatra di intercettare molto precocemente eventuali situazioni meritevoli di attenzione. Per quanto riguarda gli sviluppi successivi, quindi nel bambino in età prescolare, anche qui i controlli che il pediatra effettua sono diradati, e i controlli vanno fatti indipendentemente dalle condizioni di salute del bambino. Quindi anche il bambino che sta perfettamente bene, che non presenta patologie, deve essere periodicamente valutato. Quindi anche nell'età prescolare l'acquisizione di corretti comportamenti, del linguaggio, del verificare le interazioni, del verificare anche la motricità fine, quindi l'acquisizione di alcune competenze, è appannaggio del pediatra, che poi chiaramente dovrà far riferimento laddove trovi delle situazioni che non rispondono a quelli che sono i criteri di normalità in una gaussiana che può essere anche molto ampia, dovrà rivolgersi allo specialista. Ma il pediatra deve anche essere molto attento e presente per quanto riguarda, dicevamo, quelli che sono i normali comportamenti. Pediatria è molto di più che curare le patologie acute o farsi carico di quelle che sono delle situazioni organiche. Il buon pediatra è quello che aiuta la crescita e insieme ai genitori fa sì che un bambino diventi un adulto sano dal punto di vista fisico ma anche neurocomportamentale. E qui è molto importante quindi cercare di riuscire a inquadrare per tempo quelle che possono essere delle situazioni che, se prese in tempo, se affrontate precocemente, sicuramente possono trovare maggiori soluzioni e maggior aiuto. E in questo il pediatra è sicuramente aiutato dalla famiglia, dalla scuola, sentendo quelli che sono i comportamenti del bambino, ma anche nel verificarli durante la visita, quindi quando il bambino va a studio. Il pediatra, oltretutto, soprattutto il pediatra di famiglia, un altro grande privilegio è di fatto un medico della famiglia, conosce i genitori, ha l'opportunità di entrare nelle case e quindi di verificare veramente nel complesso quella che è la salute psicofisica del bambino. Intercettare per tempo significa identificare il problema e saperlo indirizzare allo specialista, e questo è un altro aspetto molto importante. Nella pediatria degli ultimi decenni si sono evidenziate alcune criticità. Una è rappresentata dai cosiddetti bambini con necessità assistenziali complesse, che sono per lo più bambini che hanno delle malattie che colpiscono più organi, che interessano più situazioni, che quindi richiedono necessariamente la presenza del pediatra come case manager, come colui che deve gestire le situazioni, facendo riferimento ai vari specialisti d'organo, e questo avviene sia nell'ospedale
che nel territorio, ma è sicuramente ben evidente quanto quelle che sono le problematiche neurocomportamentali abbiano acquisito un ruolo molto molto importante, e qui il ruolo del pediatra è ancora una volta non solo di guardiano, ma di guardiano critico nel cercare di identificare quelle che sono delle situazioni che possano essere interpretate come l'inizio di qualcosa che merita attenzione rispetto ad altre invece che possono essere gestibili. E il bravo pediatra è quello che conosce bene i suoi limiti e il suo ruolo e quindi riesce a far ricorso all'aiuto dello specialista quando questo è necessario. E ricordandosi sempre che più è precoce l'intervento e maggiori saranno le possibilità di riuscita. Pediatra guardiano di tutta l'età evolutiva, è per questo che è importante, il pediatra si batte moltissimo anche per essere il medico non solo fino a 14 ma fino a 18 anni, perché proprio nell'età compresa tra i 12 e i 18 anni che in realtà c'è un buco assistenziale, un buco sanitario, perché di fatto sono individui questi nell'età preadolescenziale che non vengono più visti dal pediatra perché sono fuori della età di competenza, ma che non vengono visti neanche spesso dal medico dell'adulto. E questa fascia d'età non a caso rappresenta poi una vera e propria criticità per quanto riguarda sia i disturbi neurocomportamentali che talvolta anche l'esordio di alcune situazioni patologiche che sono assolutamente meritevoli di interesse e che spesso vengono intercettate tardivamente quando ormai il problema è più che manifesto ed è diventato un problema serio proprio perché non c'è stata la possibilità di monitorizzarlo. Quindi l'importanza del pediatra nell'età adolescenziale è altrettanto importante ed è proprio una delle fasce d'età in cui si presentano più problemi e quindi è molto importante cercare di mantenere un aggancio con le famiglie e con i pazienti. Questo in realtà avviene perché molto spesso sono stesso i ragazzi a voler tornare dal pediatra o rivedere il loro pediatra perché è il medico nel quale hanno fiducia. Pediatra guardiano, ma ribadisco, guardiano è forse un limite nel terminologico, perché il pediatra deve essere veramente un medico a 360 gradi, ma non solo un medico, ha un ruolo sicuramente sociale, deve interagire con la famiglia, deve interagire con la scuola, deve interagire con tutti i soggetti che hanno a che fare con il bambino, ed è attualmente gravato sicuramente di maggiori responsabilità sia per l'epigenetica, quindi per quanto è importante il suo ruolo nel far sì che un bambino diventi un adulto sano. Ci sono stati in questo senso moltissimi esperimenti, alcuni anche di natura, il più famoso è quello della carestia olandese, in cui si è visto che in periodi particolari durante l'occupazione tedesca dell'Olanda durante la Seconda Guerra Mondiale, madri che avevano avuto degli apporti nutrizionali molto 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 poveri e bassi hanno poi generato dei bambini che hanno presentato dei problemi seri in età adulta avanzata. Quindi ciò che era accaduto durante la gestazione aveva avuto delle ripercussioni nell'uomo, nella donna di 50-60 anni. Questo a conferma del fatto che il pediatra, agendo su quelle che sono le abitudini e gli stili di vita, può incidere su quella che sarà la salute dell'adulto di domani. E questo non solo in senso strettamente fisico, ma anche neurocomportamentale. Concludo ricordando quella che è l'importanza dell'alleanza del pediatra con tutti gli specialisti e di questi tempi probabilmente proprio con coloro che si occupano di patologie complesse e di coloro che si occupano dei problemi neurocomportamentali. Io adesso ho fatto questa spiegazione tecnica, spiegazione del perché questo convegno, abbiamo avuto questi due bellissimi video, al tavolo oggi dopo di me c'è Magda Di Renzo, Manuele Trapolino che vedete, e Daniela Locangi. Elena Vanatia oggi è la nostra moderatrice, a cui do la parola e vi ringrazio molto per averci ascoltato e tutte le persone che sono, io non mi ricordo mai che abbiamo tutte queste migliaia di persone che ci guardano e un ringraziamento anche a loro che ci hanno seguito.